La mattina del 12 settembre nel cielo non si vedono nuvole. A Frascati, gli uomini di Morse destinati all'azione via terra salgono sui camion. Comincia l'avvicinamento alle montagne abruzzesi. Informazioni sulla presenza di reparti italiani obbligano a cambi di itinerario, mentre il reparto d'assalto aereo si prepara. Sante Vitocco vive in Australia da 50 anni e noi siamo venuti a sentirlo perché lui è il figlio di Pasquale Vitocco che nella liberazione di Mussolini ad Assergi è stato ucciso. Che cosa ti ricordi tu di quell'evento? Ma vede, veramente in Gistea che momento Assergi, andiamo a fare già, stiamo a lavorare, no? Quindi stava in campagna, stava a Sergio, ma stava in campagna. Sai che poi si dice? E qui poi tutti i blocchi che erano fatti alla casa Cocche, per me erano tutti sbagliati. Perché era troppo all'improvviso alla casa dell'anno. Se ci fossero fatte alla curva della casa dei Franchi giù che di Fumichitte. Oh yeah. E se avessero viste tutte, sotto agli frati, lo io, fino alla Rottiglioglia, sì? Allora avessero. Scappate non è successo niente, perché potevano, teniamo tempo da portare la gente e tutte cose. Invece lo che alla cieca, quella fu una cosa stupida per me. Ma tu pensi che cioè, è successo perché chiaramente non si sono resi conto di quello che stava succedendo? Cioè tuo padre non... Lui come... Beh, in ingestia proprio là in quel momento, però come dicono... Lui si è portato certa gente lo che attorno all'area e poi se ne via parecchi sopra, diceva può essere pericoloso. Dato che Mussolini stia là, così. È meglio se ne andiamo tutti e se ne andiamo pure esse. Però la curva Naranda mette le motorette tedesche, da quella era la curva sotto. E se voleva scappare, quindi mentre lo fa così, sì, fu un errore pure qui. Fu. Quindi lui voleva mettere in sicurezza praticamente le altre persone in qualche modo insomma lui ci ha rimesso la vita proprio, proprio per questo. Ma tu quanti anni 13, avevi? 13. Tu avevi 13 anni e quindi stavi in campagna? Sì, stavo già stiamo. Con chi stavi? Con mio fratello Domenico. Come hai saputo della notizia? E dopo, quando noi stavamo là, passavano apparecchi bassi. Sopra i favoggiare, poi si è buttato sotto un murino e poi se mi scappate e venite a casa, sì, non mi trovate, sì. Quindi poi dopo di quell'evento hai deciso di venire in Australia? Sì, anni dopo. Perché hai deciso di venire in Australia? Perché là, capisci, come tutti. Non c'era lavoro? Con la speranza che l'Australia tutta là sta, sì. Senti, ma per l'evento che insomma è stato ucciso tuo padre in quella situazione, ma la tua famiglia è stata chiamata qualche volta per capire che cosa era successo, per un risarcimento o no? Ma veramente mamma gli tiene una pensione, però sto chiamando, mai sono sentito, mai che nessuno... Che cosa ti ricordi tu di tuo padre? Ti ricordi che... Dai, com'è? Che devo dire? Era 13 anni, no? 13 anni. Sì, era 13 anni. Quindi ti ricordi tutto? Ti ricordi comprato tutto? Una mula poco tempo prima e mi diceva ogni volta che viene qua, attenzione, non ti avvicina tanto, pulisci la sotto, non mi piace della sporca, tutte queste cose. Come tutti i papà. Che volete salutare? Una cosa stupida. Emilia, Silvio, tutta la famiglia, insomma. Tu chi vuoi salutare? Tutti quanti. Tutti quelli da Sergi. Parenti, tutti. Anche quelli da Sergi che non stanno a Sergi. Andò, sente, tanti saluti a Giacinta. Sì. Parmira. Sì. Domenicuccia. Sono le cugine mie quelle. Okay. Un bacio a tutti. Che ti ricordi tu, Francesco, di quell'episodio della liberazione del Mussolini?
E non mi ricordo niente di questo andò. Ma tu ci stavi? Ci stavo, ma era ragazzino, era. Quanti anni c'avevi? 8 anni. Uh-huh. 8 anni c'aveva. E che hai sentito di raccontare? Quando ho andato a prendere Mussolini a Campo Imperatore là, e là se ne era cascata pure una cicogna, è vero? Quando te ne avevi? Che si scappì perché avevamo paura. Paura? Ma dove stai a dire? Mi ricordo che scappiamo a ballare là. Stiamo lì, c'è il marrone. Poi siamo a mettere quella cassettella alla cornetta là. Yeah. E là piccendo fuoco. Ma i tedeschi non gli potevano più fuoco là. Ma non si capiva, no. Eravamo tutti impauriti. Non ci c'è nessuno che ha portato, nessuno che diceva. Ma le guerre, chi l'aveva mai visto le guerre? No? Morse pronunciò una frase mentre saliva con la funivia verso l'albergo di Campo Imperatore. Disse: questa era veramente la prigione più sicura del mondo.